Continuano i servizi e le interviste di RTC per quanto riguarda l'esame di maturità 2019. Sono tanti i giovani studenti calabresi che auspicano di raggiungere il diploma per potersi proiettare nel mondo dell'università o in quello del lavoro. Oggi abbiamo ascoltato i ragazzi dell'ITAS Bruno Chimirri di Catanzaro al termine dell'esame orale. Come è andata questa prova d'esame? Come te l'aspettavi e come è stata? Si tratta di un esame abbastanza semplice, per come l'avevano descritto sembrava molto più difficile. Però è un esame che si basa sulla fortuna, in quanto deve capitarti l'argomento che hai trattato meglio, comunque su cui abbiamo molte più competenze. E nel tuo caso la busta cosa ha fatto scaturire? Mi è uscito il DNA e diciamo che è un argomento abbastanza tosto da collegare, perché ci sono veramente pochi collegamenti da fare nella materia tecnica. Però in italiano, storia, comunque le materie umanistiche è andato abbastanza bene. Bene, bene. Senti, la busta, avevi timore di questa busta? Vabbè, sì, è normale. Comunque gli anni passati c'era un percorso, quindi si iniziava già con qualcosa che si sapeva, invece quest'anno si era un po' in bilico perché non si sapeva quello di cui parlare, però alla fine è andata bene perché sono cose che abbiamo studiato, quindi non dovevamo avere problemi. Era un po' uno spauracchio, no? Questa busta, cosa potesse uscire da questa busta. Certo, perché magari si ha la paura di non riuscire a collegare tutti gli argomenti, quindi di andare in panico, però alla fine erano abbastanza generali, quindi si poteva tranquillamente spaziare e parlare di quello che si voleva. Stanno svolgendo l'esame in modo estremamente sereno, sono stati messi a loro agio da tutte le commissioni, noi abbiamo 5 commissioni di esame e tutti hanno affrontato l'esame con grande tranquillità e serenità, si sono orientati bene anche nel colloquio orale e sono arrivati pure preparati. Professore, qualcuno dice che quest'anno gli esami sono più semplici, qualcuno dice che sono più difficili, c'era questo spauracchio della busta. Gli esami sono esami, quindi cioè, chiaramente ci deve essere una certa tensione prima dell'esame, perché altrimenti... Però c'è chi ritiene che sia più semplice, che non ha dovuto lavorare tanto per preparare una tesina, quindi che il percorso viene fuori da un'immagine e quindi praticamente c'è stato spazio alla loro creatività pure.